Il sopralluogo continua a Calizzano, dove forse c'è una situazione drammatica. Qual è? Sì, dei comuni che visitiamo stamattina, questo è quello che ha pagato il prezzo più alto, sia proprio nel paese, dove dalla montagna l'acqua si è scavata nuove strade, è uscita dai piccoli alvei e ha creato un sacco di disagio e di danni. Abbiamo visto case con il tetto sfondato, magari appena ristrutturate. E poi ci sono problemi strutturali grandi, una valanga di frane. La frazione Vetria, che accoglie oltre 150 persone, che oggi è raggiungibile attraverso una strada che ha quattro frane, il ponte alle mie spalle che la collega a una strada da poco ristrutturata, non è praticabile perché, come vedete, è crollato. Il problema del depuratore, l'unica cosa positiva girando il territorio è che i lavori fatti nel 94 sono i lavori che hanno retto e che hanno consentito anche di evitare alcuni danni peggiori. Ecco, sulla scorta di quello che è successo nel 94 noi dobbiamo pensare come intervenire. Probabilmente stavolta ricostruire basta sarebbe sbagliato, bisogna trovare soluzioni alternative. Per il depuratore, una ad esempio, di non correre più nel fiume ma correre sulla provinciale e fare alcuni aggiustamenti rispetto a quelli che saranno gli interventi. Poi il problema più grosso rimane sempre lo stesso, bisogna cambiare le regole per intervenire nei fiumi. Se nei fiumi ci si interviene sempre solo per pulire dovendo portare via la roba e bruciare in discarica, ci troveremo sempre in queste situazioni. Nei fiumi bisogna poter far ritornare la gente a riabbassare l'alveo prendendo il materiale e quindi a spesa zero, anzi a guadagno quasi per gli enti, vedere dei fiumi in sicurezza e poter portare via il materiale che serve come si è sempre fatto. Ritornare all'antico per non vivere queste nuove tragedie che oggi non sono più eccezionali. Ormai non sono più una generazione, ogni generazione è costretta a vederne di più, vuol dire che dobbiamo intervenire in maniera diversa.